Casaleggio, cosa vuol dire fare il programma online? Lei ieri ha detto che sarà più complicato riuscire a scriverlo con gli attivisti. Come pensate? La piattaforma è in grado in questo momento di aprirsi ai contributi? Sì, la piattaforma è in grado, soltanto che i contributi possono essere tanti e diversi e quindi il problema sarà quello di farne una sintesi. Quindi ci sarà una evoluzione anche della piattaforma online? Un'evoluzione o anche un miglioramento. Casaleggio Grillo ha detto che toglierà il suo nome dal logo, il suo sogno. Il suo sogno è invece quello che la piattaforma venga gestita finalmente dagli attivisti. Non da lei. Ieri sera ha detto che lui vuole che il movimento abbia un respiro indipendente da un logo col suo nome. Però a parte questo, il resto deve chiederlo a lui. Ci sarà un momento in cui la democrazia diretta sarà gestita dagli attivisti e non da lei, perché di fatto la piattaforma la gestisce lei. Adesso devo andare. Questa è la domanda centrale. Bravo! Da leggi ministri potranno essere degli esterni scelti con il curriculum, persone qualificate che vi danno un contributo. Deciderà il movimento. Quindi non è un'opzione che viene... Fa delle domande come se io decidessi, io non decido però nulla. Però non è escluso. Quando avremo una idea delle prossime elezioni politiche. Quindi diciamo a ridosso. Sì, un po' di mesi prima. Poi bisogna vedere cosa vuol dire a ridosso. Certo. Perché non è detto che ne facciano. Ma quindi questi ministri esterni, lei era un po' la sua idea dell'inizio, quella di fare il governo dei migliori, è un po' come le squadre di assessori dei sindaci, è un'opzione che è sul campo e a cui possono... Secondo me è giusto per scegliere alla base, quindi agli iscritti, perché alla fine saranno anche loro responsabili delle scelte, non io o Grillo. Eliminare la corruzione. Come? I provvedimenti concreti? Mettere mano alla giustizia, eliminare la prescrizione, mettere persone oneste all'interno della pubblica amministrazione. Come le sceglierete le persone? Intanto dalla fedina penale, poi coloro che sono sospettabili non sarà possibile inserirli in posti della pubblica amministrazione. L'elevato ha detto che passate il testimone a Di Battista e Di Maio, sono bravi loro. Noi non passiamo testimone a nessuno, noi siamo semplicemente dei garanti di alcune poche regole del movimento.